cordiale saluto da Jeg e da Matthew Torgard per un nuovo appuntamento del mondiale di Strombergs e Montoya, però un appuntamento insolito. Un po' particolare perché per la prima volta nella nostra umilissima carriera che è partita qualche giorno fa, ci siamo cimentati in una gara nella vita vera. La vita reale, qui Montoya e Strombergs sulle piste IRL. Esatto. Che al secolo saranno Jeg e Matthew, ovviamente, per esatto, questo video. Esatto, esatto. Che pista? Insieme a tutta una combriccola di amici, alcuni youtuber, alcuni streamer, alcuni nulla di tutto ciò, ma comunque amanti del motorsport. Sì, e spostati del brutto, poi si vedrà al termine esatto. di questa competizione, no? Insomma, perché è stata una competizione divertente, ma non spieghiamo È quasi tanto. Stata movimentata come i nostri avvii di Formula 1 che normalmente loro non vedono. Praticamente sì. In una pista molto tecnica che i telespettatori vedono in sovrimpressione. Esatto, esatto. E contestualizziamo. Siamo a Parma, ovviamente, la nostra città. Esatto. Molto difficile per l'abbiamo noi chiamata, l'abbiamo chiamata l'Ungheria dell'Emilia Romagna, perché effettivamente ricorda un po' il circuito ungaro. Spero che i ragazzi del Palacart, se mai guarderanno questo video, possano confermare la nostra teoria. Comunque state delle cose divertenti in pista, lo vedremo esatto. poi dopo assolutamente con le clip. Sì, assolutamente sì, un circuito per nulla semplice, abbiamo appena detto tecnico, ma interessante perché c'è di tutto, ci sono dei piccoli rettilinei ma comunque adatti alla tipologia di kart, c'è un po' di tutto perché c'è un rettilineo, un tornante veloce che poi va a chiudere tipo curva 1 della Cina, tipo di Shanghai, Cina, sì. Dopodiché c'è un altro rettilineo che però sfocia in un tornante, lo state vedendo? Quello che abbiamo rinominato curva Jeg, che in questo sarà, caso, come dire, oggetto di tante cose, lo esatto. vedrete dai suoi onboard. Esatto, perché esatto. Ogni curva ha il nome di qualcuno che si è distinto nel bene o nel male in quella curva. Ma poi durante le clip spiegheremo. Quindi il tornante Jeg, per l'appunto, che ricorda per esempio il tornante malesiano, no? Del o circuito anche malesiano. La curva 1 del Bahrain. Dopodiché una velocissima chicane che si fa completamente aperta e una curva doppia tipo l'ultima di Kota. In questo caso, elettrico. In questa curva, molto bravo. Bravo lui, a cui che è sempre stato bravo nello far scorrere anche nella vita vera, quanto pare così i veicoli, esatto. Però abbia scelto di dare il suo nome alla successiva, dove bisogna far scorrere ancora di più, perché in uscita da questa c'è una chicane e un altro tornante. Quindi qui lo scorrimento è tutto, perché non si può aprire il gas tutto, o meglio, lo si fa, ma solo per un istante. No. Cigarini Mariani, o la MCM, un saluto al Ciga, tra l'altro. Esatto, esatto. E, che va in posata da largo per poi frenare un pelo e poi andare dentro. Curva 7-8, pari della 3, sono una chicane molto veloce, che praticamente si fa in piena, a seguire un tornantino, il 9, dove bisogna frenare perché va a chiudere sempre di più, ma è importante uscire veloci, perché poi in curva 10, la 9 e la 10, Nemi e Le Boschi, due dei nostri amici, 9 e 10 vanno impostate veloci, perché saluto poi l'undicesima, loro, la curva Maya che vedrete MVP della giornata, 5 stelle extra lusso, mostruoso, mostruoso soprattutto in curva 11, va fatto tutto in pieno, 9, 10, 11 tutta in piena, controllando il kart, che non è facile perché all'inizio non riuscivamo a farlo in piena, per buttarsi su quello che poi è effettivamente il rettilineo iniziale, un nuovo giro. Abbiamo scelto un pacchetto completo, quindi abbiamo fatto un intero weekend di gara, abbiamo fatto le prove libere, le qualifiche e la gara da 25 giri. Partiamo quindi con le qualifiche, mi vedete qui proprio dietro al buon Matthew, dietro a Mari Strombergs, esatto. Che come da buona tradizione di Formula 1 decido di sfruttarlo per avere la scia e migliorare i miei tempi, esatto. Cosa che peraltro mi riuscirà molto bene, visto che sì. riuscirò ad ottenere perché dei tempi di tutto rispetto. In questo particolare tratto di pista io facevo scorrere molto, quindi il mio kart aveva più trazione, probabilmente il mio stile di guida si addice di più a questo settore. Lui però era molto bravo nella parte finale, riusciva a impostare meglio quelle tre curve famose che a me non riuscivano sinceramente. E vediamo comunque già che i giri in una pista da 30 secondi sono comunque sempre migliorativi. Andiamo a vedere ora quello che sarà il mio giro migliore, che sarà contrassegnato da una luce verde. E come avete visto ci sono vari tagli dove ogni giro continua a seguirlo, esatto. E lui non si era neanche accorto di avermi dietro. E io muto, zitto, concio, gli vado dietro.
lo sfrutto per guadagnare tempo e per imparare a fare questa sezione dove facevo schifo. Esatto. Perché facevo schifo in questa sezione. Mentre io invece me la cavavo abbastanza bene, a differenza magari dell'ultimo settore che mi sarà deleterio anche in realtà nella vera e propria gara. Qui intanto salutiamo Nemi che viene, ahimè, sverniciata del brutto. Sì. Però intanto. E vediamo che c'è un miglioramento di 6 decimi netti sul giro. L'unica pecca sulla mia qualificazione è aver fatto tutta la sessione da solo, praticamente. Non aver sfruttato magari dei riferimenti di qualcun altro. Esatto. E per carità, il tempo non era malaccio, perché poi con mio grande sdegno sceglierai di farmi passare qui avanti, ma con tuo grande sdegno sarà il giorno in cui ci fermeranno. Esatto. Primo, mi aspetto che sia Maya. No, ma quello è l'ultimo giro. Quello è l'ultimo giro, quindi non sai quanto hai fatto davvero nel tuo best. A metà secondo. Primo, secondo me è Maya. Maya è un mostro sui kart. Andiamo quindi a posizionarci in griglia. Come avete sentito, alla fine sono riuscito a ottenere ben il secondo posto e a qualificare il povero Matthew, che invece mi ha concesso tanta scia e tanto tempo, e quindi si parte. In una gara che in questo momento da lights out e quindi via alla prima gara della vita in carriera sui kart, adrenalina pura in questo momento per 25 giri di gara nel Super GP al Palakart Indoor, con una partenza direi comunque controllata da parte di Jake in questo momento. Una partenza controllata in cui, guardando velocemente a sinistra, ho realizzato di avere spazio per chiudere subito la curva e quindi chiudere la porta in faccia a Ciga, che mi stava dietro in terza posizione, ma anche una partenza sofferta perché abbiamo dovuto cambiare i kart in partenza, avevamo le gomme fredde, e se Maya ha un manico che è imbarazzante e mi dà 30 secondi in 30 secondi di giro, io invece purtroppo mi ritrovo, come vedrete adesso, che nella prima curva vado largo, brutale, e idem poi alle curve successive per tutti i primi due giri. Quindi io i primi due giri li faccio in sofferenza. Come fredde che si sono sentite, soprattutto in fase di partenza, nella mia gara che è ripresa a spizzichi e bocconi, perché questo è l'onboard ovviamente di JTV, che ovviamente ritiene i diritti su se stesso. Avremmo voluto mettere una camera su di te, ma non ci siamo riusciti per motivi tecnici. Esatto. La mia gara è stata al gambero, nel senso che prove libere, terza posizione, ho detto boh, perfetto. Qualificazione abbiamo detto da solo, però 33.4 è un buonissimo tempo per essere la prima volta, certo, che comunque certo si va sui kart. Intanto qua, intanto qua se non sbaglio, terzo o quarto giro, siamo già arrivati alle spalle di Nemi con Maya, che ha un passo pazzesco, ma esatto. Nemi lo rallenta, io ne approfitto per richiudere quel gap delle gomme fredde, avendo le ora calde e cercando di tenere il passo, tra l'altro tagliando la strada a Nemi nel cercare di stare a Nemi. Un salutone a Nemi che ci segue sempre, tra l'altro. Esatto. No, appunto, gomme fredde che hanno condannato la gara del sottoscritto in una lotta estenuante con Davide Lebowski. Veramente Davide ha fatto una gara clamorosa. Attenzione qua però, intanto che attenzione qua, contatto orrendo, senza ritegno direi, nella il curva Cigarini Mariani, che a cui abbiamo intestato la curva, nella sua curva, esatto, butta fuori Jake TV a caso, insomma. Ci è stata la FIA, diciamo, che avrebbero preso si è dimenticato di frenare, diciamo, queste le cose, però qua poi è stato gentile perché si è allargato, mi ha fatto passare un sacco di fair play da parte sua, che avrei accettato di combattere la posizione, ma me l'ha lasciata. Però la e FIA quindi qua è gatto nel mirino adesso. La FIA doveva prendere provvedimenti, ecco, parliamoci chiaro. Sì, qua ma è il fair play che l'ha salvata, cioè, che è la stessa cosa che è capitata anche a me, perché nel frattempo ho centrato il povero Davide in un ingresso senza ritegno nella curva che arriva adesso, perché immaginate, Gatto e Davide, io sono Jake, Deng, ma esatto, Davide si Deng gira. Deng come adesso, ma molto più forte. Con buona pace, un po' come Cigarini con me nel giro precedente. Esatto, insomma, avete capito che ci sono due gare essenzialmente in questo momento. Il Maya che fa una gara a sé, fa un altro sport. Vive su un altro pianeta. Il Gatto, il Ciga e Jake che fanno la gara per il podio. Dietro io e Davide che facciamo la gara per la quinta posizione, quindi anche lì adrenalina pura, perché Davide non riusciva a farsi superare, giustamente era impossibile. Esatto. È molto difficile superare nell'indoor, bisogna essere aggressivi, come vedrete appunto con Gatto, che in più giri lo tocco, lo tamponicchio pian piano, però lo tamponicchio perché bisogna trovare il pertugio, ma bisogna scavarselo questo pertugio, no? L'unico punto di devi aspettare un errore dell'avversario, e quando l'avversario fa un errore devi essere dentro. Infatti qua lo centro di nuovo perché mi chiude la porta quando io pensavo di poter entrare. Bisogna però bisogna fare così, bisogna cercare il buco, bisogna cercare l'errore, perché è tutta tecnica, sono tutti kart uguali, e soprattutto io penso di essere stato uno dei più pesanti proprio come peso fisico, e quindi hai anche uno svantaggio da quel punto di vista, quindi devi cercare il buco. Infatti qua
Esce male Gatto e io decido di buttarla dentro e lui è costretto ad aprire. Questa volta finalmente riprendo la maledetta seconda posizione per una gara adesso letteralmente all'inseguimento, no? Perché mentre io, Nemi e Davide poi verremo doppiati del brutto, quelli per il podio alla fine però, ci raggiungeranno, diciamolo, verrete doppiati per via anche appunto delle vostre battaglie. Cioè anche voi avete avuto una gara molto concitata, molto divertente, molto bella. Ripetere, Davide è un difensore atomico, il Perez della incredibile di Bergamo. Lui riusciva a fare benissimo questa parte che vediamo adesso, quindi queste due si dovrebbero fare in piena come curve. In realtà io non riuscivo a farle piene, infatti qui sono gli ultimi giri di gara. Ma arriviamo poco dopo, doppiato, mi viene doppiato da Maia e io me lo trovo davanti piazzato lì come una peperonata. Ma voglio stare dietro al Maia, quindi devo trovare uno spazio. Vedete che sbando destra, sinistra. Voglio il buco, ma qui è la sua parte, questa non è la parte, mia. Quindi bisogna approfittarne. Qualcosa, ma guardate qua, ma vedo un buco e mi ci butto a pesce senza neanche pensarci. E di nuovo, curva successiva, Maia sta superando Nemi. Io vedo il buco e mi ci butto anche lì. Questo è Davide, in realtà, che era in lotta con me, con Nemi che era doppiata. Nemi adesso, curva successiva, si butta Maia, mi ci butto anche io di nuovo. Cioè, in quel momento violenza. Non si è visto molto dall'immagine, ma io e Davide in quel momento eravamo in lotta. Quindi esatto, avere esatto. Voi che eravate davanti di molto, no? Perché noi abbiamo fatto incidenti nel frattempo, senso di odio, quindi per quello ci hanno doppiato, altrimenti eravamo comunque lì con voi. In ogni caso avevamo dei buoni passi. Mi è piaciuta molto la tua definizione quando hai detto che hai visto arrivare quattro energumeni che si sono inseriti nella vostra battaglia senza ritegno. Cioè siamo in quella fase, abbiamo fatto quasi tutti il miglior giro all'ultimo giro, tra cui anche lui e Davide. 33-0 nel mio caso, lui 31-8, inseguendo proprio quest'uomo, proprio tra l'altro. Qua, esatto. No, qua siamo al 24esimo, però qua, esatto. Siamo ormai in chiusura di gara, no? Oramai sono le battute finali, no? Esatto, Maia deve esatto. difendersi, deve gestire, ma poi col passo che aveva era francamente impossibile. Non potevo assolutamente superarlo, mi sarebbero serviti almeno altri 10 giri e dovevo farli tutti su questo ritmo. Era impossibile. Assolutamente sì. Comunque, insomma, una gara che ha regalato tanti spunti, tre lotte diverse, ma tutte veramente bellissime, perché devi essere aggressivo per passare, devi essere un gran difensore per mantenere la posizione. Esatto. Spero di non sbagliare la partenza, ecco, perché ho sbagliato anche la partenza in tutto questo. Per quello mi hanno anche doppiato. Il primo giro certo, mi è stato quello, però hai preso 6 secondi al primo giro, sì, quello sicuramente ha influito, per 6 secondi sono un quarto di giro qua, esatto. quindi insomma, questo è, c'è da migliorare, però gara bellissima che peraltro in questo momento giunge al termine con, se non sbaglio, esatto i carichi si fermano, la mi sentite scacchi che dico virtuale. No, ma poi mi complimento con Maia, gran gara, lo stavo andando a riprendere ma non c'è stato niente da fare. Non è vero, non l'avrei mai ripreso. Lasciamo allora i commenti al post gara in questo momento. Esatto. Gran gara, Maia, gran gara. Vacca boia, gran gara. Oh, Gatto, grandissimo. Cos'è che ho? L'invito di frenare all'ultimo come nei giochi. Sì, è proprio il mio modo di guidare. Però ho pagato. Lì ho proprio sbagliato la misura, perché ho guardato dietro a vedere se lui stava entrando, perché c'avevo vicino. E quando ho riguardato davanti te stavi frenando, ho fatto cazzo, ho inchiodato, però t'ho toccato. Come? Bellissimo, è stato bellissimo, è stato stupendo. La speronata che mi hai cioccato al secondo giro. Bellissimo. Ma non mi ha lasciato passare. Eccolo. Ma è andata. Ho cioccato lui due volte. A me ha cioccato. Perché ho detto, boh, dai, se ne ho, mi sbagliato di più, no? Lui è giustamente chiuso da davanti. Ha sfondato due volte, sto qua cattivissimo. A me ha sfondato lui, ero la partenza, sono riuscito a difendere il secondo posto e adesso vado all'attacco del Maia, spam di lato. La scenetica, la terza volta che puoi dire, c'era lei doppiata, tipo lui fa per accostare, io vado qui tra l'altro, lei è in mezzo, lui è esterno, io sono interno. Nemi bravissima, ogni volta che vedeva arrivare qualcuno, di lato. Tanta roba per concludere, ma tanta roba. Tanta roba. Voglio rifarlo, sono onesto. Subito, è una scarica di adrenalina che non ha senso. È il bello di come ci saltiamo nel sim racing quando commentiamo, ma cioè, sei ancora più saltato perché lo stai vivendo in prima persona. Sì. La cosa che mi è piaciuta, che mi ha stupito, mi ha lasciato così ancora più emozionato, è il fatto che abbiamo visto quanto il sim racing sia, per quanto coi suoi limiti, realistico.
cioè il tuo stile di guida, il mio stile di guida si sono sì. riflessi pari pari in quella che è stata la realtà dei go-kart. Sì, una cosa che non abbiamo ancora detto, la mettiamo come chicca finale: c'era un tempo limite per qualificarsi, passatemi il termine, all'utilizzo dei kart più potenti, sempre elettrici. Giusto, giusto. Noi eravamo andati lì con l'iniziativa del dire: vabbè, ma dai, il tempo limite è 35 secondi, noi faremo 40, 40 45 esatto, andando esatto. piano, che sono tempi che comunque si sono visti anche in altre gare, sì, visto sì, così sì, tranquillamente. Sì. Cioè, io guardo la qualificazione 33,4. Come? Siamo già sotto. Esatto. Ok, cioè, va bene. Forse avendo giocato molto e giocando tuttora ai giochi di guida, evidentemente abbiamo un qualche feeling. Immediatezza, sì. Spero di replicare il più presto possibile. E grazie al Palacard di Parma per averci concesso, sicuramente, anche senso, di fare le riprese. Esatto. Sì, sì. No, per tutto, insomma, perché è bellissimo. Quindi, di nuovo, grazie al Palacard. Grazie a Nemi, a Ciga, a Gatto, a Maya, a Davide. E a me stesso. A te e a me, a lui. Vicenda. E niente. Di nuovo, il cordiale saluto da Jag e da Meteo Torger. Perfetto.